Ciao Barbara Monaco, il nostro saluto ad un'amica e collega, a un lungo nostra collaboratrice. È in carcere il radiologo arrestato venerdì, ricettava gioielli, falsificava certificati, ha quasi operato un cane. Nino Mignani, nuovo presidente della Croce Bianca, dovrà ripianare centinaia di migliaia di euro di debiti. La ASL Toscana Nord ottiene due bollini rosa, riconoscimento per la medicina di genere. Sopralluogo della commissione parlamentare a Cava Fornace, i comitati cittadini consegnano documenti. Domenica, festa della comunità rumena Marina di Carrara, donata alla città una statua della Colonna Infinita. La testa su un'altra via, fuori da un segno di spiccioli e lacrime senza misura, senza parole, solo il ricordo di un giorno di sole. Molla la cinghia, gonfia il mistero di facce segnate dall'impunità, e nudo nel bosco, folle d'amore, abbraccio un albero, un sasso ed un fiore. Il re s'alzò dal letto di scatto alle tre, chiedendo cosa fosse successo, gli dissero una favola e allora. E allora si riaddormentò. Schiocca la frusta sopra l'idea che non prevede lucchetti e frontiere, stila le aste dalle bandiere, straccia le tonache come un pugnale, apre le vene, taglia la corda, se i sogni all'alba non contano più, e se la memoria si inforca e si accorcia, la polvere si incrosta sull'ultimo blu. Se ti ricovereranno, porta le armi, non si guarisce dalla libertà. E quando ti rinchiuderanno, tu non guardarli, non dare un volto a chi un nome non ha. E se ti ricovereranno, porta le armi, Lulu non piangere di libertà. E quando ti rinchiuderanno, non ascoltarli, non dare voce a chi cuore non ha. E se ti ricovereranno, dalla libertà, e
Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Purtroppo apriamo questa edizione del telegiornale con una notizia molto dolorosa per tutto lo staff di Antenna 3 e non solo. Ieri si è spenta a soli 38 anni Barbara Monaco, giornalista, a lungo collaboratrice della nostra emittente. Da qualche anno aveva lasciato la professione e si era dedicata esclusivamente all'accoglienza dei migranti, lavorando per Arcimas Carrara. Sempre in prima fila, al fianco dei più deboli e bisognosi, quella per l'integrazione era solo una delle tante battaglie di cui si era fatta paladina e che spaziavano dai diritti del popolo palestinese alla difesa degli animali. Barbara se n'è andata dopo aver combattuto con coraggio una lunga malattia, confortata da mamma Ivana e dai tanti, tantissimi amici che le sono stati accanto fino alla fine. La sua camera ardente è stata allestita in via Fontana a Carrara, nella zona dell'ex ospedale, negli spazi delle onoranze funebri San Ceccardo. I funerali si terranno domani alle 15 presso la chiesa delle Grazie alla Lugnola. Subito dopo la cerimonia proseguirà in via San Piero, davanti al circolo e Baccanali, con l'ultimo saluto degli amici. A mamma Ivana e a tutti i cari di Barbara, ovviamente, le più sentite condoglianze da parte di tutto lo staff di Antenna 3. Anche il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, esprime grande cordoglio a nome di tutta l'amministrazione comunale per la prematura scomparsa di Barbara Monaco. La nostra comunità è umanamente più povera, afferma il primo cittadino. Carrara perde una persona sensibile e sempre pronta a stare al fianco dei più deboli. Alla famiglia voglio inviare le sentite condoglianze mie e di tutta l'amministrazione comunale. Cambiamo argomento. In carcere Franco Sanguinetti, radiologo del NOA, sospeso dal servizio dopo l'arresto avvenuto venerdì 1 novembre. Ricettazione, truffa, vendita di medicinali, operazione su cani rubati. Questo è ciò che faceva il medico anche durante gli orari di lavoro. Arrestati con lui anche due sinti pluripregiudicati. La cronaca è di Benedetta Bianchi. Falso, truffa e ricettazione sono solo alcuni reati contestati a Franco Sanguinetti, radiologo del NOA sospeso dal servizio dopo l'arresto avvenuto venerdì mattina. Le indagini nei suoi confronti sono partite più di un anno fa a seguito di segnalazioni da parte della ASL per irregolarità del medico in ambito lavorativo, timbrature anomale del cartellino e assenze dal luogo di lavoro anche durante i turni, con conseguenti disagi per i pazienti e per i colleghi. Ma le indagini della polizia, coordinate dal sostituto procuratore Alessia Jacopini, fatte di pedinamenti e registrazioni, hanno portato alla luce una lunga serie di illeciti in più settori, una quindicina i capi di imputazione. L'azione era partita dai vertici dell'azienda ospedaliera su alcuni comportamenti anomali da parte di questo medico e nel monitoraggio che veniva effettuato dai poliziotti è venuto fuori chiaramente tutta una situazione che ha abbracciato diverse ipotesi delittuose del codice penale. Il medico regolarmente abbandonava il NOA per svolgere attività in un ambulatorio privato vietato dal suo contratto esclusivo con l'azienda sanitaria e spesso incontrava due sinti con dimora a Sarzana, pluripregiudicati per furto e arrestati assieme al medico per riciclaggio. Rubavano e rivendevano gioielli e pietre preziose a vari gioiellieri e nel corso delle perquisizioni domiciliari gli agenti hanno trovato monili, orologi e parti di armi. Il medico poi era solito falsificare certificati con patologie inesistenti, utilizzando le generalità di altri colleghi del tutto all'oscuro. Peggio ancora, distribuiva farmaci ai pazienti, spacciandoli come pillole dimagranti impossibili da trovare in Italia. Sanguinetti toglieva le pillole dalla scatola originaria e le metteva, sciolte, in piccoli contenitori senza alcuna etichetta. Farmaci di qualunque genere acquistabili in farmacia a pochi euro, rivenduti anche a 180 euro, pericolosi per la salute. Gli inquirenti raccomandano a chi li abbia comprati di non assumerli.
Come se non bastasse, la scorsa estate la polizia ha salvato un lagotto emiliano, pregiata razza di cane per la ricerca di tartufi, da un'operazione chirurgica illegale. Rubato ad una famiglia fiorentina dai due sinti, era stato portato all'ambulatorio privato del radiologo per asportare il microchip e impedirne l'identificazione. Una cagnolina che ha partorito 5 cuccioli e un'altra è stata presa in questi giorni. L'attività certamente nella sua complessità qui termina, ci sono una serie di situazioni che meritano approfondimento e sulle quali chiaramente noi stiamo lavorando. Le indagini sono proseguite per mesi, ma sono stati presi in esame circa 100 giorni consecutivi. Una precisazione sull'arresto del medico, arresto che è avvenuto venerdì 1 dicembre. A Marina di Carrara sono stati arrestati per spaccio dai carabinieri una donna di 38 anni della zona e un 27enne marocchino, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Infatti, dopo diverse segnalazioni, i militari hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione della donna, trovando 7 grammi di eroina e altri di cocaina e hashish pronti ad essere confezionati per la vendita. Il Tribunale di Massa ne ha convalidato l'arresto, confermando una misura cautelare in attesa del processo fissato per la fine del mese di dicembre. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo per salmonellosi di un lotto di salame prodotto dall'azienda La Bottega di Adodi Montignoso in provincia di Massa Carrara. Il salume è stato venduto in formato da 800 grammi. L'azienda ha già precisato che l'avviso di richiamo è stato prontamente distribuito nei punti vendita in cui è stato appunto distribuito il prodotto. Il salume colpito dal provvedimento del Ministero della Salute fa parte del lotto 170893. Si raccomanda pertanto di non consumare il salame con il numero di lotto interessato dal provvedimento e chi avesse già acquistato il prodotto può restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso. Per maggiori informazioni sul lotto di salame contaminato da salmonella è possibile consultare il sito del Ministero della Salute. L'avviso di richiamo infatti è stato pubblicato sul nuovo portale dedicato alle allerte alimentari nella sezione avvisi di sicurezza. Nino Mignani è il nuovo presidente della Croce Bianca, guidata per ben 19 anni da Giuseppe Bergiola. Il primo pensiero va a Gabriella Gabrielli, medico, volontario ed ex consigliere comunale a cui sarà intitolato un mezzo. Ma il percorso di Mignani sarà tutto in salita. L'associazione ha centinaia di migliaia di debiti che sta cercando di ripianare. Benedetta Bianchi. Riorganizzazione e razionalizzazione sono le parole d'ordine di Nino Mignani, nuovo presidente della Croce Bianca di Massa, eletto lo scorso 25 novembre assieme al nuovo consiglio di amministrazione ridotto da 9 a 5 membri. Delle volte nella vita c'è un destino che è quello di ritornare. Io avevo abbandonato per motivi personali perché non ce la facevo più a stare qui, e però in questa situazione di difficoltà in cui è la Croce Bianca, io credo che mi hanno chiesto, e io l'ho fatto con molta felicità, con molta gioia, mi hanno chiesto di tornare. Io sono qui anche perché devo ricordare che qui c'è stata la Gabriella Gabrielli, che era una mia carissima amica e che su questa questione io credo le devo, non so se di lassù mi vedrà, non so, io non sono un cattolico credente, ma comunque io sono uno che amavo la Gabri e la Gabri so che questo vorrebbe, per cui io ci metterò tutto il mio impegno, le mie capacità, e spero che i dipendenti e chi lavora qui capisca che si debba remare tutti da una parte per uscire da una situazione che non è assolutamente facile. E comunque nonostante tutto continuano i servizi senza disagi? No, la Croce Bianca continua e, come dicevo, parlando con gli amici qui, con i dipendenti, siamo in linea di galleggiamento, faremo di tutto per non affondare, perché ci sono due problemi. Uno, la Croce Bianca, che è un istituto storico dal 1898 che è sul territorio di Massa, e due, ci sono 14 posti di lavoro part time a soluzioni orarie diverse che vanno comunque difesi, e perché in questo momento in questa città non ci possiamo permettere assolutamente di perdere altri 4.
tanti i debiti che l'associazione di volontariato sta cercando di ripagare attraverso i piani di rientro e l'aiuto non solo finanziario di ANPAS Toscana, ma la difficoltà più grande da superare ora come ora è il pagamento degli stipendi di dicembre. I dipendenti sono rimasti in 14 contro i 18 dello scorso anno ed è stata attuata anche una revisione degli orari. In 5 sono a 24 ore settimanali, 7 a 28 ore e 2 a 30. Questo ha portato ad un risparmio di 160.000 euro all'anno su un totale di 460.000 euro. Mensilmente servono circa 14.000 euro per gli stipendi, a cui l'associazione deve aggiungere il pagamento di cospicue rate per ripianare i debiti pregressi, ben 365.000 euro dovuti a versamenti previdenziali non eseguiti nel triennio 2007-2010. In questo caso il piano di ristrutturazione è già stato avviato e prevede un pareggio entro il 2019, ma a questi soldi si aggiungono altri debiti per contributi non versati dal 2012 al 2017 a INPS, a cui la Croce Bianca ha proposto un rateizzo. Per continuare a pagare però c'è bisogno che INPS acceleri le procedure e dia una risposta. Così facendo infatti si sbloccherebbero crediti che l'associazione ha verso la ASL locale di 42.900 euro per servizi sociosanitari e altri 10.000 per il soccorso cave. E la situazione poco rosea non finisce qua. All'associazione devono entrare ancora circa 40.000 euro per le esequie funebri svolte da luglio a oggi. In media un funerale costa sui 2.500 euro ed è proprio quel servizio che in questo momento consente alla Croce Bianca di tenere la barca a galla. Insomma, non solo debiti, che comunque va sottolineato, non vanno ad influire sul servizio offerto alla cittadinanza. Verrà discussa domani la bozza finale di convenzione del coordinamento Procive Massa, che con probabilità sarà attiva dal 1 gennaio. Dopo due anni, forse, ha detto il coordinamento, abbiamo trovato un accordo. Ascoltiamo Sara Germelli. Scusate? Sì? Ok, benissimo. Ritorneremo tra pochissimo su questa notizia, intanto andiamo avanti. La Casa della Salute di Carrara, per funzionare davvero, deve diventare la sede di tutti i medici di famiglia della città. Lo ha detto Giuseppe Ricci, ex direttore generale dell'azienda sanitaria di Arezzo. Ce ne parla Cinzia Chiappini. Ha diretto l'azienda sanitaria di Arezzo e lasciato l'incarico si è fatto promotore della battaglia contro la privatizzazione della sanità, entrando nel comitato regionale a esso dedicato. Da allora è salito più volte alla ribalta delle cronache locali a fianco di gruppi di cittadini che chiedevano un potenziamento dei servizi in città. E così stamani Giuseppe Ricci, medico ed ex dirigente ASL, è stato audito dalla Commissione Sanità della Presidente Elisa Serponi, impegnata da qualche settimana nel dibattito sul piano attuativo locale del 2013, quello che sanciva la spartizione dei servizi tra Massa e Carrara dopo l'apertura dell'ospedale unico. Il dottor Ricci nel suo intervento ha dato una serie di suggerimenti alla nuova amministrazione carrarese, soprattutto in materia di servizi territoriali. Rispetto alla Casa della Salute del centro città, Ricci ha illustrato la sua ricetta. Per farla funzionare davvero come una struttura di tipo complesso degna di questo nome, tutti i medici di medicina generale del comune dovrebbero fare ambulatorio lì, fosse anche per poche ore al mese. Una soluzione, quella prospettata dall'ex direttore generale, che in realtà ha poco a che fare con la sede fisica dell'attività. Solo così si potrà allestire una rete condivisa dei dati dei pazienti, in modo che ciascun medico sia in grado di accedere alla cartella di ogni cittadino, ha precisato Ricci, spiegando che in questo modo la Casa della Salute potrà funzionare 24 ore su 24 e diventare, ha insistito, un'alternativa reale al pronto soccorso. Un intervento, quello di Ricci, criticato dall'opposizione che con Roberta Crudelli del PD ha domandato con evidente verve polemica se l'ex direttore generale dell'ASL di Arezzo sia stato invitato in commissione per dettare la linea sulla sanità all'amministrazione carrarese.
Due bollini rosa da parte di Onda, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, sono stati assegnati all'azienda USL Toscana Nord-Ovest, un riconoscimento che segna l'impegno nella medicina di genere nei nostri ospedali. I dettagli da Benedetta Del Padrone. Questa mattina a Roma si è svolta la cerimonia di assegnazione dei bollini rosa dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna Onda e l'azienda Toscana Nord-Ovest ha ottenuto su una scala da 1 a 3 due bollini. I bollini vengono assegnati come riconoscimento di impegno nella medicina di genere e i criteri di valutazione sono tre: la presenza di aree specialistiche per la popolazione femminile, l'appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e l'offerta di servizi d'accoglienza e presa in carico della paziente. I bollini della Toscana sono stati ritirati dal medico di direzione sanitaria Francesca Dinelli e per l'occasione la direttrice generale Maria Teresa De Lauretis ha sottolineato l'importanza di questo premio ottenuto grazie all'impegno di tutto il personale nel garantire migliori servizi a misura di donna. Francesca Merzagora, presidentessa di Onda, evidenzia i progressi fatti in questo decennio nell'ambito della medicina di genere. Gli istituti che si sono guadagnati l'assegnazione sono passati da 44 a 306. Onda lavora a fianco di questi ospedali per promuovere un approccio di genere nell'offerta dei servizi sociosanitari, criterio imprescindibile per poter garantire una corretta presa in carico della paziente in tutte le fasi della vita, conclude la Merzagora. Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e della Commissione Multidisciplinare con il compito di valutazione dei criteri d'assegnazione, afferma che tutto ciò è un segno concreto nel cercare di praticare una medicina moderna e consapevole delle complessità che la specificità di genere richiede. Dall'8 gennaio 2018 sul sito www.bollinirosa.it sarà possibile consultare le schede degli ospedali premiati suddivisi per regione con l'elenco dei servizi valutati. E torniamo ad occuparci della notizia sulla convenzione PROCIV. Come vi ho detto poco fa, verrà discussa domani la bozza finale di convenzione del coordinamento PROCIV Massa, che con probabilità sarà attiva dal 1 gennaio. Dopo due anni, forse, ha detto il coordinamento, abbiamo trovato un accordo. Sentiamo. Il 5 dicembre si celebra la Giornata Internazionale del Volontariato. Tale ricorrenza celebra il lavoro di centinaia di volontari ed è occasione per favorire attività volte alla salvaguardia del territorio e del cittadino. Dopo due lunghi anni ricchi di incontri per la sicurezza del cittadino, ha detto il coordinamento sperimentale delle associazioni di volontariato di protezione civile del Comune di Massa, abbiamo trovato un punto d'incontro con dirigente del settore protezione civile e assessore vice sindaco William Berti, con il quale domani verrà discussa negli uffici la bozza finale di convenzione, attiva presumibilmente dal 1 gennaio. Per una migliore attività nel territorio e un aiuto più concreto e preciso ai cittadini, le associazioni svolgono costantemente attività di formazione ed esercitazione in maniera regolare. Nel 2015 si è svolta presso l'Istituto Scientifico Enrico Fermi di Massa un'esercitazione denominata Terremoto Massa 2015, che ha sottolineato l'utilità e la professionalità del volontariato, ma anche che evidenziato diverse criticità. In questi anni il coordinamento ha visto l'importanza di un investimento di risorse nel sistema del volontariato al fine di aumentarne l'efficacia e la risposta sul campo a favore della collettività con mezzi, attrezzatura personale e formazione propria nei confronti dei cittadini. Si è vista quindi la necessità di aprire un dialogo con l'amministrazione per la stipula di convenzioni utili a rendere queste risorse per la comunità reali ed efficienti. La volontà del coordinamento rimane quindi quella di favorire attività volte alla salvaguardia del territorio, fermo restando le disposizioni in materia di protezione civile che regolano e strutturano la sua forza a livello nazionale e locale. Linea alla pubblicità, tra poco. Il cane del vicino che abbaia. Il cortile in disordine e i posti macchina occupati da altri. Questo condominio è un inferno! Rilassati, pensiamo a tutto noi. Siamo un team di professionisti con geometra, avvocato e commercialista sempre a tua disposizione. Chiedici un preventivo gratuito su pensiamoattuttonoi.com o al 339 41 97 188. Pensiamo a tutto noi. Da Brico Center è Natale! Vieni a scoprire il nostro assortimento di alberi. Luci e proiettori.
e un vasto assortimento di addobbi natalizi. Paesaggi e statuine per il presepe. Vi ricordo che fino al 31 di dicembre potrete usufruire dei buoni sconto da 10 euro su una spesa minima di 50. 8, 9 e 10, vieni da Brico Center! Ti aspetta il 20% di sconto su tutto il Natale. Capito? Da Brico Center è Natale! Eccoci, ci siamo! Oggi, più grandi che mai! Il Natale di MB Garden è sempre più grande, colorato, profumato e pieno di idee nuove. Da noi trovi tutto quello che desideri per i tuoi regali floreali e non. E poi gli abeti di ogni dimensione, bellissimi, un bosco creato solo per i vostri desideri e per quelli dei vostri bambini. Ed ecco la novità, i cesti di MB Garden, le nostre bellissime confezioni ricche di abbinamenti, con fiori, vini, olio e miele del territorio, per un regalo unico e originale. Vivi il nostro cambiamento. Dal 10 al 17 dicembre torna la settimana dell'orchidea, una settimana speciale con coloratissimi esemplari tropicali e con la nostra offerta della bellissima Phalaenopsis a due rami fioriti a soli 8,50 euro. E domenica 10 dicembre, un grande buffet per dare il benvenuto al Natale insieme a tutti voi. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa. Siamo anche su Facebook. Eccolo qua, il Natale. €700.000 è il finanziamento dal Fondo Nazionale per i 6 interventi presentati dalla provincia di Massa Carrara per il piano di ripartizione dell'edilizia scolastica 2017. In tutta la Toscana sono stati 28 gli interventi finanziati e al primo posto della graduatoria regionale c'è il progetto relativo alla ristrutturazione edilizia delle nuove officine del Pacinotti di Bagnone per un totale di €656.515. All'ottavo posto si è classificato il Meucci di Massa per un totale di €700.000 e gli altri finanziamenti in provincia riguardano interventi di manutenzione straordinaria, Istituto Zaccagna di Carrara, Istituto Belmesseri di Pontremoli, Istituto Fiorillo di Marina di Carrara e Liceo Gentileschi sempre di Carrara. A Cava Fornace di Montignoso è arrivata in sopralluogo la Commissione parlamentare sugli illeciti ambientali, alla quale i comitati pro chiusura hanno consegnato la documentazione raccolta riguardante il sito. Sara Germelli. A far visita a Cava Fornace, impianto gestito da Programma Ambiente Apuano, a Montignoso mercoledì scorso è stata la Commissione parlamentare sugli illeciti ambientali. Sono stati successivamente organizzati più incontri ai quali ha partecipato, oltre ai soggetti interessati, il Comitato Volontario contro la discarica ex Cava Viti. Abbiamo consegnato direttamente alla Commissione parlamentare tutto il materiale che riguarda la discarica, ha detto il Comitato. La Commissione ha ascoltato attentamente la nostra audizione e speriamo che con questo percorso si possa risolvere la nostra problematica sul territorio. Presenti assieme al comitato ex Cava Viti anche il comitato del taglio di Pietrasanta ed il comitato di Viareggio Aria Pulita. Sembrerebbe che dal confronto delle varie associazioni sia emersa comune considerazione del fatto che la regione toscana si stia ponendo in maniera superficiale ed ambigua nei confronti di Cava Viti, che ormai, come dicono appunto le rappresentanze, è diventata una grossa discarica sulla costa. È stata votata venerdì dai comuni interessati la richiesta di chiusura
chiusura immediata, di messa in sicurezza e bonifica dell'impianto, e sembrerebbe che nella giornata di domani i comuni debbano incontrarsi con Regione e con l'assessore all'ambiente Federica Fratoni. Abbiamo appreso però, interviene l'associazione, che probabilmente la Regione ha escluso dall'incontro il comitato di Montignoso e Pietrasanta, malgrado più volte l'assessore abbia espresso la volontà di un percorso partecipato anche con la cittadinanza. Chiediamo dunque di poter partecipare a questa riunione, consapevoli di poter dare un apporto utile all'argomento. Il comune di Pontremoli trasferisce la sede di Ideal Service. Da mercoledì 13 dicembre, in l'infopoint e la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata non si svolgerà più alle stanze della Rosa, ma presso gli uffici della Proloco Pontremoli in Piazzetta della Pace, interna al Palazzo Comunale, tutti i mercoledì dalle 9 alle 12. Autorità locali ed internazionali, musica, cibi e costumi tipici nella grande festa della comunità rumena residente appunto a Carrara. Donata alla città, in segno di amicizia, una statua che riproduce un tratto della Colonna Infinita, celebre opera dello scultore rumeno Brancusi. I dettagli da Vinicia Tesconi. Un piccolo ma efficace spaccato di Romania è stato creato ieri mattina in via Alpini delle Apuane a Marina di Carrara, in occasione della festa della comunità rumena della provincia. Bandiere nazionali, costumi tradizionali e cibi tipici, con il sottofondo di canzoni popolari rumene e molte persone in festa favorite dalla splendida mattinata di sole. L'evento è stato voluto ed organizzato con la duplice motivazione di celebrare la festa della Romania, che cade il 1 dicembre, e di suggellare il patto di amicizia con la città di Carrara. La location infatti non era casuale, ma è stata scelta proprio perché nel piccolo giardino che delimita la strada si trova l'albero di magnolia piantato 7 anni fa dalla comunità rumena in segno di amicizia con Carrara. Il patto è stato ulteriormente rafforzato ieri mattina con l'installazione, a pochi metri di distanza dalla pianta, di un monumento in marmo che raffigura un tratto della Colonna Infinita, la famosa opera dello scultore rumeno Constantin Brincusi, che sintetizza la perfezione della ricerca geometrica con la profondità simbolica di un percorso nell'infinito. Presenti alla celebrazione il console rumeno Maria Voicu, le senatrici Sara Paglini e Laura Bottici, il sindaco Francesco De Pasquale e il presidente del Consiglio Comunale Michele Palma. Mente e motore di tutta la giornata, il presidente provinciale della comunità rumena Daciada, Michele Ababei, che ci ha spiegato le finalità dell'evento. Oggi, più preciso, 2 giorni fa, era il giorno nazionale della Romania, 1 dicembre, e oggi volevamo festeggiare questa giornata in un modo particolare. E avevamo pensato di fare un giorno che si possa ripetere negli anni, un giorno di integrazione, di condivisione delle azioni insieme alla comunità cararina. Quindi abbiamo offerto alla città di Carrara una statua che abbiamo nominato Statua dell'Amicizia, che poi è stata eseguita dal studio Arte e Cave Michelangelo. Statua che è un estratto della Colonna Infinita di Constantin Brincusi, uno tra i più rinomati artisti scultori rumeni. Ed ora vediamo insieme la rubrica degli auguri. Ancora tanti auguri di cuore alla mia mami, a me piace chiamarla così, e grazie per tutto quello che è, che rappresenta, e per tutto quello che fa per la sua famiglia.
Sarà inaugurata domani alle 17.30 in sala Affreschi del Consiglio regionale a Firenze la mostra di Mafalda Pegollo Cuori nel Vento. Dopo i saluti del Presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, Eleonora Cantoni, curatrice della mostra, presenterà gli interventi del consigliere regionale Giacomo Bugliani e di Domenico Ceccotti, Presidente del Consiglio del Comune di Massa. E proprio l'artista massese è ospite questa sera di Un Caffè Con, condotto da Margherita Badiali, quindi non perdete l'appuntamento alle 21.30. Tornano due giornate per la prevenzione dei tumori mammari, grazie ai volontari del progetto Mammella di Fondazione ANT. Per le donne superiori ai 45 anni, l'11 dicembre alle ore 14 apriranno le prenotazioni fino ad esaurimento degli 8 posti previsti per le visite gratuite che si terranno mercoledì 13 dicembre. Si ricorda che per la mammografia è necessaria la richiesta del medico curante. Il 15 dicembre invece ci saranno le visite per le under 45 e la prenotazione sarà possibile a partire dal 13 dicembre. Il numero verde da chiamare è 800 92 9203 e le visite per entrambe le giornate si effettueranno presso lo studio radiologico Mergoni a Massa. L'Associazione per i diritti degli anziani Massa Montignoso ha istituito nel maggio scorso la prima edizione del premio artistico letterario intitolato Io e i miei nonni. Il presidente dell'associazione Rolando Bellè ringrazia tutti i collaboratori, le maestre, gli alunni e la dirigente dell'Istituto Comprensivo Massa 6 e il Comune di Massa per il patrocinio gratuito concesso. Ricordiamo che la premiazione dei bambini avverrà domani alle 17 presso la scuola di Romagnano, alla presenza delle autorità e dirigenti scolastici. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Per mercoledì 6 dicembre si prevede un cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime in rialzo, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Giovedì 7 dicembre piove entro il pomeriggio, temperature minime in deciso aumento, venti moderati o tesi e mare mosso. Piogge rovesci nella mattina di venerdì, accompagnati da forti venti e mare agitato. Miglioramento sabato. Per ulteriori aggiornamenti visitate il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. 8, 9 e 10, vieni da Brico Center, ti aspetta il 20% di sconto su tutto il Natale. Capito? Da Brico Center è Natale! Per questa edizione è tutto, non ci sono infatti notizie dell'ultimo minuto, quindi ci salutiamo, io ovviamente vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi lascio alla programmazione della rete. Arrivederci a tutti.